Claudio Tombini, Enzo Vecchiarelli. Febbraio 1957, ore 20:50. È questa data e ora di inizio del primo carosello. Ma cos'era carosello? Carosello è stato il primo tentativo di introdurre la pubblicità in quella scatola parlante che era allora la televisione. Carosello non era e non poteva essere solo un contenitore di messaggi pubblicitari. Per una legge allora vigente, infatti, non era concesso di fare della pubblicità in alcuno spettacolo televisivo serale prima di un intervallo di 90 secondi dall'inizio del medesimo. Tuttavia, sporadicamente, qualche sketch era preceduto da una brevissima presentazione dell'azienda committente. Nel 1957 la RAI decise di iniziare a trasmettere messaggi pubblicitari e per questa innovazione, applicando la legge sopra menzionata, sembrò necessario sviluppare un apposito, oggi si direbbe, format televisivo. Nacque così il carosello, in cui i messaggi pubblicitari, della durata media di 135 secondi, erano inseriti durante i primi 6 anni in un contesto di tipo teatrale, introdotti dall'apertura del sipario con accompagnamento di una specie di fanfara. La sigla di Carosello è del compositore barese Raffaele Gervasio. Gervasio nasce nel 1910 e inizia gli studi musicali nella sua città, Bari, al liceo Piccinni. Nel 1927 si trasferisce nella nostra città, a Pesaro, perché Amilcare Zanella, il direttore di allora, lo volle al liceo Rossini nella sua classe di composizione. Si perfezionerà poi con Ottorino Respighi a Santa Cecilia a Roma e su richiesta dell'amico Nino Rota assumerà la cattedra di composizione nel Conservatorio Piccinni di Bari. Dopo il diploma Gervasio lavora molto per radio, cinema, televisione, spettacoli teatrali, balletti, pubblicità, fino a comporre la famosa tarantella che diventerà la sigla di Carosello. E a proposito di Carosello, particolare rilievo assumono le musiche originali che Gervasio scrisse per Carosello Napoletano, grande spettacolo teatrale del 1950 per la regia di Ettore Giannini. È rappresentato in tutto il mondo. Nel 1954, a seguito del grande successo dello spettacolo teatrale, Carosello Napoletano divenne un bellissimo film musicale. Gervasio si interessò anche al patrimonio musicale popolare e curò l'album discografico I canti che hanno fatto l'Italia per le celebrazioni di Italia 61, interpretato da celebri cantanti tra cui Mario Del Monaco e Nicola Rossi Lemeni. La prima puntata di Carosello fu addirittura realizzata in casa del famoso regista cinematografico Luciano Emmer la notte prima della messa in onda dello stesso, almeno secondo quanto racconta il regista romano stesso. La sigla più celebre è quella con 4 panorami di città italiane, nell'ordine: Venezia, vista dal mare in cui si riconosce il Ponte dei Sospiri, Siena, con Piazza del Campo durante il Palio, Napoli, via Caracciolo, e Roma, Piazza del Popolo. Poi partiva subito il primo sketch. Ogni sketch era seguito da una situazione che faceva da tramite con l'annuncio pubblicitario finale, il cosiddetto codino, dove veniva evidenziato il prodotto, destando spesso perplessità tra il pubblico per la scarsa pertinenza tra lo sketch e il prodotto. Come in quello de... L'infallibile ispettore Rock con Cesare Polacco e Giuliano Isidori in Adios, ispettore Rock. Bene, bene, è tutto chiaro? Non ci resta che fare una visita a questo signor Hernandez.
Buonasera, signor Hernandez. Muy encantado per la vostra visita, ispettor. Dubito, caro Hernandez, che lei sia felice di vedermi. Impossibile, io tengo mucho alla stima sua, ispettor. Prego, si accomodi. E allora, se tiene tanto alla mia stima, penso che vorrà togliermi una piccola curiosità. Ah, senz'altro, abli pur. Mi riferisco all'omicidio di Pablo Córdoba. Noi siamo propensi a pensare che il povero Pablo sia stato fatto fuori dietro suoi ordini precisi. Sapeva troppe cose. E anche lei sa troppe cose, ispettor. E ha commesso un'imprudenza a venire qui, da me, solo. L'avviso, Hernandez, che fuori, sul portone, i miei uomini mi attendono. Se non torno entro 10 minuti, faranno irruzione. 10 minuti! E sarà troppo tardi. Sì, è vero. Sono stato io a organizzare i colpi all'ambasciata e alla Banca d'Argentina. Sono stato io a matar Pablo Córdoba. Ma lei non lo dirà a nessuno. Adios, ispettore Rock. Bang! Oh! Complimenti, Hernandez. Abbiamo ascoltato la sua confessione. Ma è sto morto chi è? Bravo, tenente, sei morto benissimo. Su, ora puoi resuscitare. Caro Hernandez, lei è stato veramente molto ingenuo. Si è fidato di una banale truccatura. Inoltre, non ha pensato che l'ispettore Rock, cioè il finto ispettore Rock, potesse avere una protezione di acciaio imperforabile. Sergente, manette! Lei è un fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai. Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti. Per la cura e la bellezza dei vostri capelli usate sempre brillantina Linetti. Ora anche nella nuovissima confezione spray con lo spruzzatore automatico. La brillantina Linetti spray è più leggera del tipo normale e perciò adatta alle nuove acconciature femminili. La brillantina Linetti spray rende i capelli morbidi e brillanti. La brillantina Linetti dona e mantiene l'ondulazione. Usate sempre la brillantina Linetti nei tipi classici, liquida, solida ed ora anche nella nuova confezione. Confezione spray. Psss. Carosello veniva trasmesso quotidianamente, tranne il Venerdì Santo e il 2 novembre. Ed oltre a queste date, già fissate per legge, vi furono interruzioni particolari per la morte di Papa Pio XII, dei fratelli John e Robert Kennedy, per la conquista della Luna. Ma, a parte questi eventi, Carosello imperterrito tutti i giorni puntualmente riempiva le orecchie degli italiani con slogan e musiche che hanno fatto storia e sono rimasti nella memoria di tutti noi. E molti slogan sono talmente radicati nel tessuto popolare da arrivare alla bocca anche di chi magari non ha mai potuto vedere una sola puntata di Carosello. Tutti ce l'hanno con me perché sono piccolo e nero. Contro il logorio della vita moderna. Cala trinchetto. E le canzoni sono ancora di più radicate nella testa degli italiani. Al contrario della pubblicità sentita prima, nella pubblicità di una marca di carne in scatola, il codino sembra far parte dello stesso sketch, un'indimenticabile serie di storie spaghetti western caratterizzate da fotografie animate e narrate al ritmo di un rap ante litteram. Laggiù nel Montana, tra Mandir e Cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Blackjack va dicendo che troverà il modo di farmi sembrare un bel colabrodo. Per sé a provarci un bel dilo costringo, vedremo chi cola. Parola di gringo. Gringo, gringo. Dal più antipatico dei suoi brutti grugni m'ha fatto sfidare ad un incontro di pugni e per ricevuta quel grugno demente con mezza percossa rispedisco al mittente ed ora noi due sporco fiore del fingo sarebbe del fango ma è per far rima con gringo gringo gringo. In piazza in attesa c'è tutto il villaggio, la Dolly è tremante, le faccio coraggio. Saliamo sul ring ed inizia il gran ballo, ma blecca per pugno un ferron di cavallo. Così che di un metro all'ingiù mi restringo, ma adesso gli faccio vedere chi è gringo. Gringo, gringo.
Lo invito alla carica, lui parte in seconda. Mi scanso, le corde facendo da fionda ti fanno volare quel grosso salame a testa all'ingiù in un bidon di catrame. Così che ora sembra un nativo del Cingo, del Congo. Mannaggia la rima con gringo. E adesso siamo giunti alla resa dei conti, siamo fermi di fronte, immobili e pronti. Qualcuno di noi deve fare trasloco, sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. E vedendo la carne montana che stringo, a lei vengono tutti a mangiare con gringo. Mangiate montana, è carne ben scelta, così in gelatina, è pratica, svelta. Il tipo normale o esportazione, in caso all'aperto, in ogni occasione. Poi c'è jambonette che puoi fare a fette, comunque le mangi sono sempre perfette. Così nutriente, appetibile, sana, è carne ben scelta, è carne montana. Si diceva di quanto sono radicate nella memoria collettiva queste canzoncine. Vediamo se ne riconoscete alcune. Per esempio, Aperitivo Punta Messa. Qualcuno viene in mente la melodia? No, ma appena la sentirete, c'è una ragazza in bicicletta in un viale alberato, Nicola Rigliano è il personaggio famoso della pubblicità e lo stacchetto fa... Dun dun, appuntamento, yes, appuntamento con Punta Messa. Yes, appuntamento con Punta MS. C'era Liu, il personaggio famoso e Alighiero noschese. Giocando sulle parole Liu e lucido, lo slogan è Pavimenti lucidi, con questa musica. Pavimenti lucidi. Tutto qua. Vino Castellino, questa volta un tema popolare. Attori anonimi, l'ambientazione è la campagna, bisogna dare l'idea del vino buono, quindi la campagna è il massimo. E abbiamo... Sulla tavola tutti i giorni un buon vino di qualità. Il Castellino, il Castellino. Sulla tavola tutti i giorni il buon vino di qualità. Il Castellino, il Castellino. Ugo Tognazzi, un grande attore, uno degli attori più famosi del tempo, per pubblicizzare un salame, il salame Negroni. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni. Negroni! Buona qualità! Reti Ondaflex della Permaflex, l'ambientazione, una camera da letto dei genitori, un lettone, due bambine che saltano, i genitori che sentono che non accade nulla di là, perché non accade nulla? Perché la rete non cigola, perché è perfetta e la musichetta inconfondibile, indelebile nella memoria è... Bidi bodi bu, pa pa pa, bidi bodi e, pa 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 pa, bidi bodi bu. Pa pa pa, bidi bodi ye. Pa 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 pa, bidi bodi bu. Pa 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 pa, bidi bodi ye. Pa 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 pa, bidi bodi bu. Pa, bidi bodi ye. Pa 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 pa, bidi bodi bu. Calimero il pulcino nero, che come tutti ben sappiamo non è nero. Ma è bianco, ma in è realtà. Bianco in realtà. Solo che cominciava lo sketch con lui tutto nero. Nero, l'ambiente anche qui agreste, camminava nella campagna finché raggiungeva questa donnina che sì, aveva lui, sempre questa tinozza. Lui voleva fare del bene, cercava sempre di fare del bene, però le cose gli andavano sempre storti e tutto, poi tutti se la prendevano con lui. Lui faceva: ah, però ce l'hanno tutti con me perché sono piccolo e nero. E la musica era. Tutti con me perché sono piccolo e nero. Tu non sei nero, Calimero, sei solo sporco. La Ava, come lava. Con perborato stabilizzato. Arrivavano sempre questi prodotti, il perborato stabilizzato. Nessuno sa cos'è, ma c'è di peggio, vedremo, lo vedremo, lo vedremo.
Crackers Pavesi. Ambientazione: i cavalieri della tavola rotonda, Re Artù con tutti i cavalieri. Ma Re Artù ad un certo punto si chiede: come mai siamo solo in otto? Perché manca l'Ancillotto! Sempre rimanendo nei prodotti pavesi, anzi biscotti pavesini, questa volta abbiamo il più famoso pupazzo della storia italiana, Topo Gigio. Topo Gigio canta questa melodia. Ho comprato i pavesini e me ne vanto, ho comprato i pavesini e son contento. Ma non era questa la sola melodia dei biscotti pavesini, c'era anche... Pronto in tasca, pronto pavesini, pronto in tasca, pronto pavesini. Questo era il grande Topo Gigio. Poi abbiamo pubblicità con personaggi veramente anonimi, ma che pubblicizzano prodotti celebri, tipo la margherina Vallè. Non tagliare, spalma, con margherina Vallè. Non tagliare, spalma, con margherina Vallè. Dentifricio Clorodont, stiamo parlando degli anni che vanno dal 57 al 77, 20 anni, sapete che l'Italia va avanti per ventenni in tutti i campi, si va avanti per ventenni. Dentifricio Clorodont, la grandissima e bellissima soprattutto Virna Lisi, una delle attrici più belle degli anni 50-60, diceva delle stupidaggini intervistata dai telecronisti, ma alla fine tutti accettavano le sue stupidaggini perché guardandole la bocca dicevano... Quella bocca può dire ciò che vuole, con quella bocca può dire ciò che vuole. Siamo negli anni 60, una città inquinata. È un cartone animato, ma una città inquinata. Già ci si rende conto dell'inquinamento. Nel 66 c'era stata la canzone di Celentano, il ragazzo del Via Gluck, 2-3 anni prima, Noi non ci saremo di Guccini, per cui l'inquinamento veniva già avvertito. Una città inquinata dalla quale ci si può difendere, però c'è la soluzione, una caramella, una saila menta. Che sapore è questo qua, è sapore di città, che sapore è questo qua, è sapore di città. Si prende una menta e siamo a posto. Questa volta abbiamo una performance in un circo. Una grande circense, Liana Orfei, dopo la sua performance, invita tutti quanti nella sua roulotte. Mi ricordo che nella pubblicità c'erano una sessantina di persone, tutti invitati nella roulotte, pensate che roulotte di Liana Orfei. Parte, la pubblicità è quella di un caffè brasiliano, quindi parte un samba. Cicibu, cicibu, bebe, do Brasil, sao caffè. Rifacciamola. Cicibu, cicibu, bebe, do Brasil, sao caffè. L'obiettivo numero uno delle musiche nella pubblicità è ovviamente quello di sottolineare il prodotto reclamizzato per aiutare a stamparlo indelebilmente nel cervello dell'ascoltatore o del video ascoltatore. Per questo le melodie devono essere di rapido apprendimento, di immediata memorizzazione. Per raggiungere questo scopo, a volte le melodie sono ridotte all'osso, a pochissime note. Delle micro, chiamiamole così, delle micro melodie. Il record sicuramente è quello della pubblicità della Plasmon, dove abbiamo una parola con due sillabe, Plasmon, e una nota, la stessa nota, per ognuna delle due sillabe. E abbiamo... Plasmon. Tutto qua. Ma anche la melodia della Cira Liu, di cui si è parlato poc'anzi, non scherza. Sette note, ma in realtà due, perché la stessa nota è ripetuta sei volte. Pavimenti lucidi, ta 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 ta. Questa, diciamo qualcosa sul compositore di questa grande melodia, Franco Cioci da Firenze. Franco Cioci è stato uno dei miei insegnanti di composizione al Conservatorio Rossini di Pesaro, anche della qui presente, sì. Mi raccontava sempre delle sue composizioni, di come disperato era dal punto di vista economico quando componeva musiche cosiddette contemporanee,
che venivano così, diciamo, coloro che usufruivano di queste musiche erano pochissimi e i diritti d'autore erano poco e niente. Ma con Pavimenti Lucidi Cioci fece un sacco di soldi con queste due note. Quando a quei tempi, anni 60 e 70, la SIAE per un intervento, per un solo passaggio televisivo radiofonico pagava fior di quattrini, ma tanti, ma tanti. Un altro gioiello di Franco Cioci mi diceva: questa l'ho composta io, è frutto della mia genialità. Ma a un certo punto lui si è detto, ha detto a se stesso: ma ci sono già tante melodie belle, già belle, belle pronte, ma perché devo sforzarmi a comporle io? Quella del vino Castellino è la sua. Ha preso lui di Firenze, ha preso una melodia toscana e ci ha adattato le parole. Sulla tavola tutti i giorni un buon vino. E soldi a palate anche in questo caso. Carosello dunque ebbe un enorme successo e rimase per molti anni fra le trasmissioni televisive più amate, venendo a rappresentare un tipico appuntamento della famiglia italiana. Tanto che ancora oggi, come ricordava il grande presentatore Alessandro, la frase "e dopo Carosello tutti a nanna" è rimasta parte del linguaggio italiano. Alla realizzazione di Carosello parteciparono, come già ricordato il grande presentatore Alessandro, in veste di registi nomi illustri come Luciano Emmer, che ne è considerato l'inventore, Agi Scarpelli, Luigi Magni, Gillo Pontecorvo, Ermanno Olmi, Sergio Leone, Ugo Gregoretti, Pupi Avati e l'americano Richard Lester. In qualità di attori, come ha ricordato il grande presentatore Alessandro, Totò, Erminio Macari, Gilberto Govi, Vittorio Gassman, Dario Fo, Franca Rame, Mina, Patti Pravo, Ernesto Calindri, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Gino Bramieri, Raimondo Vianello, Gino Cervi e persino Fernandel, Edoardo De Filippo e Jerry Lewis. Carosello portò anche una serie di innovazioni nel linguaggio televisivo in generale. La sua caratteristica più peculiare era l'inedita brevità, per questo gli stacchi teatrali dovevano essere diretti, semplici, attingendo spesso a luoghi comuni e rimanendo molto vicini alla cultura popolare. Un motivo di novità fu certamente l'introduzione dell'animazione. La presenza di Carosello ha certamente contribuito a rilanciare la scuola di animazione italiana. I primi cartoni animati compariranno nel 1958 e sono Angelino, detersivo super trim della Agip, e l'omino coi baffi, caffettiera Bialetti, Salomone, pirata Pacioccone, per pubblicizzare i prodotti dolciari della Fabbri, Calimero per la Miralanza e la linea Pentole Lagostina. Il Caballero e Carmensita per il Caffè Paulista e anche Papalla per la Filco. Io, tu, noi, allegramente cosa beviamo? Gancio americano, gancio americano, gancio americano, gancio americano. Io, tu, noi, allegramente cosa beviamo? Gancio americano, gancio americano, gancio americano, gancio americano. Qui c'era Fred Bongusto e ovviamente il bar e la gioia di bere gancio americano che dava soddisfazioni incredibili a tutti quanti. Un altro liquore famoso, Cambusa One, l'amaricante, l'amaricante. Attori anonimi che cantavano ad un certo punto: Cambusa One, l'amaricante. Chi se la ricorda alzi la mano. Wow, wow. Dentifricio pasta del capitano, pasta del capitano. Qui c'è uno dei più grandi in assoluto attori dell'avant spettacolo e del varietà degli anni 40, 50 e 60, Carlo D'Apporto. Prima di far partire il jingle, Carlo D'Apporto diceva: e tutto d'entrata il coro, pasta del capitano. Dai, rifacciamo, mi piace troppo. E tutto d'entrata il coro, pasta del capitano. Uno spaventapasseri e due bambini. Si deve pubblicizzare una colazione tipica per bambini. L'orzo. Orzoro, un sacco di salti di ottava. Oh, 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 orzoro è buono e sai perché? È tutto naturale, garantito da Nestlé. Oh, 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 orzoro. Oh, 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 orzoro.
Una musica epica per una pubblicità epica. Abbiamo tre dimensioni, tre strati, una foresta dietro, un cavallo che corre, una spiaggia davanti che corre sulla spiaggia e il mare. Musica veramente epica, composta dall'americano Kate Papworth. Pino Silvestre Vidal. Mi ricordo che a me personalmente erano di quelle che annoiava di più, però... Benissimo. Formaggio in vernizzi, questa è una delle prime, fine anni 50. Un grande attore, uno dei più grandi attori anche in questo caso di avanspettacolo, di varietà, del cinema, del teatro, Nino Taranto, il napoletano Nino Taranto. Il formaggio in vernizzi. Invernizzina di invernizzi, la ferma a mille più giudizi, e poi soddisfa la tua gola ed il tuo stomaco consola chi ne canta canterà. Invernizzina di invernizzi, che bontà. Tolon, 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 tolon. E hop! Ovviamente non ricorda la prima parte, non può non ricordare la seconda. Come fa, scusa? Tolon, 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 tolon. La prima pubblicità che ebbe seri problemi con la censura. Oggi ci sembra incredibile, ma fu così. Un omino che diceva: sembra facile fare una qualunque cosa, e poi invece ci si rendeva conto che era difficile. Stiamo parlando della caffettiera Bialetti. Perché ebbe problemi con la censura? Perché il rapporto troppo intimo tra l'omino, che era un cartone animato, e la caffettiera infastidì a quel tempo i censori. Ricordiamoci che i film di Totò, che sembrano ingenui, ma erano assolutamente censurati nelle parrocchie, perché bastava che Totò dicesse, guardando magari il posteriore di una signora, quel viso non mi è nuovo, e queste allusioni non venivano apprezzate in certi ambienti. La musica nella nostra memoria della caffettiera Bialetti era: prodotto Bialetti. Due donnine, due cartoni animati, due donnine, Olivella e Maria Rosa. Ad Olivella va sempre tutto male, a Maria Rosa va sempre tutto bene. E ad un certo punto Olivella si chiede: non sappiamo perché, dice Olivella, tutto vada bene ogni volta solo a te. Ma perché va sempre bene tutto a Maria Rosa? Ma è chiaro, Maria Rosa usa l'olio Bertolli. Ma stiamo a scherzare? E infatti Maria Rosa risponde: oh, 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 io davvero lo so, un consiglio ti do, tutto bene ti andrà. Se userai Bertolli, che vuol dire qualità. Un altro grande attore, qui veramente uno dei più grandi in assoluto, Aldo Fabrizi, che si presta per la pubblicità del Dado Star. Ci si chiede anche qui, se ti resta ancora un dubbio, è tanto semplice provar. Un dubbio per che cosa? Per far riuscire ottimo un piatto in cucina. Ma quale può essere la soluzione? La ricetta vale il doppio, col doppio brodo sta. La ricetta vale il doppio, col doppio brodo sta. Spesso le pubblicità hanno dato adito a profonde diatribe, un po' come la Divina Commedia, perché molti dicono non ti curar di lor ma guarda e passa, ma Dante non ha mai scritto non ti curar di lor, ha scritto non ragioniam di lor ma guarda e passa, però qualcuno pensa che abbia scritto anche qui una diatriba di pari livello, insomma, no? Per cui molti dicevano: la minestra vale il doppio. E altri dicevano: non è la minestra, è la ricetta. La ricetta vale il doppio. Quindi si discuteva
E tutt'oggi ancora si discute animatamente. Tutt'oggi. Chi di noi? Chi di noi? Domandando quale sia la versione quella giusta. Infatti. Bisogna andare a controllare negli annali della SIAE. No, certo. Della SIAE, sì. Beh, la filologia a volte... Confetti Falqui con Tino Scotti. Buonasera, buongiorno, eccomi qua. Signore e signori, ragazze e giovanotti, io sono il professor Tino Scotti. E non dirigo l'orchestra, no, ma dirigo la vostra attenzione su parole poco usate, rare e ricercate. Prendiamo ad esempio la parola torrido. Che cosa vuol dire torrido? Facilissimo. Vuol dire spaventevole, che fa spavento. Dove sei, conte Dracula, vampiro delle mie notti? Dove sei, Dracula il vampiro? Hai forse più paura di Dracula, piccola lieva vampira? Tu mi devi amare. Tutte le vampire mi amano e non temono il mio aspetto torrido. Ma quanto sei ignorante, Dracula! Non si dice torrido, si dice orrido, che esprime orrore. Orrido! E allora che cosa vuol dire torrido? È molto chiaro, cioè poco chiaro. Torrido vuol dire il contrario di limpido, cioè non chiaro. Ah, ti ho colto finalmente, Jean Bonnet, ti dichiaro in arresto. Hai finito di pescare nel torrido. E vattene, non si dice torrido, si dice torbido. Non me ne va bene una. Credete, non riusciremo a sapere che cosa significa la parola torrido? Professore, le vorrei parlare. Oh, un negro, ah. Proprio oggi che vado in bianco. E va bene, parla pure. Mi scusi, signor Sgotti, se mi sono permesso di intervenire. Dica. Io, povero negro, ma sapere cosa volere dire torrido? Bravo, Bongo, bravo. Torrido volere dire caldo, caldissimo. Infatti si dice del clima delle nostre parti che è un clima torrido. Molto bene! Finalmente l'abbiamo saputo che cosa vuol dire torrido, cioè torrido! Ma ce n'è voluto, eh! E tutto questo però può capitarci quando sentiamo una parola poco usata. Ma quanto sentiamo Falqui, basta la parola. Sappiamo tutti cosa vuol dire Falqui. Da anni milioni di persone giornalmente chiedono Falqui. Il confetto Falqui è in vendita in tutte le farmacie, nelle due confezioni da 20 e da 3 confetti. Il confetto Falqui regola l'organismo e si può tranquillamente masticare in qualunque ora del giorno e della sera, prima o dopo i pasti. È veramente buono il confetto Falqui. È un delizioso farmaco con dolce sapore di prugna. E visto che abbiamo accennato a Tino Scotti, vi proponiamo un piccolo monologo che faceva Tino Scotti in teatro sul monologo dell'Amleto. Boia d'un mondledere se brutto il teschio, vamola! Essere o non essere, sono o non sono, son me o le un alter, questo è il dilemma. Se sia più facile tollerare le percosse e gli strali di una sorte oltraggiosa, oppure levarsi e combattere tutti i nostri triboli, tasse, cambiali, segni concentrati nel vuoto e risolutamente in nero, morire, dormire, sognare forse senza lavorir e manier tutti di trio quater piatti a tagliatelli sorti e bevar do tre butelli ad lambrosc e col sonno dar termine a tutti i nostri affanni che sono le infinite miserie della carne. Morire, dormire, sognare forse un bel tocca ragazzola, magari forse la divina B&B, ma covì è l'intoppo. Ed ecco desta idea, brisa per criticare, non per criticare, che ci fa reggere tanto a lungo la sventura di vivere a sé, così. Allora, morire o dormire? Beh, molto meglio dormire, boy du monde leader, no? Ma chi sopporterebbe altrimenti la villania dei superbi, la tracotanza dei potenti, di ignoranti, se può liberarsene da sé, sa quater schaffins la faccia, ma di bon show, fantasma, Ofelia, butta sulla pasta, che vei sobit, essere o non essere! Fra Martino Campanaro. Cosa c'entra questa musica col carosello? Beh, è la musica presa da Don Bairo, l'Uva Amaro,
ambientata tra i fraticelli, uno dei quali si chiama Cimabue, e poi ci sono altri fraticelli. Questo Cimabue sbaglia sempre tutto. Cagnara! Sbagliando si impara! Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Il dentifricio Colgate. Il dentifricio Colgate è legato a due grandi melodie. Una faceva così. Con Super Colgate tu sei sicura, porti ovunque la freschezza di chi sta vicino a te, perché ti spunta un fiore in bocca. Con Super Colgate lo sai, ti spunta un fiore in bocca. Questa storia di ti spunta un fiore in bocca destò terrore in alcuni, specialmente nei bambini. Specialmente nei bambini. La Colgate, venuta a conoscenza di questa indagine, rispolverò una sua prima melodia degli anni 50 che invece faceva Colgate con Gardol pulisce l'alito mentre pulisce i denti. Colgate con Gardol. Ognuno di voi provi in qualunque enciclopedia, anche le migliori, la Treccani, la UTET, Wikipedia, fate una ricerca in internet, fate una ricerca dove volete, il Gardol non lo troverete, perché non esiste. Ma questi prodotti assolutamente... avevano bisogno dell'esotismo, del nome, insomma, Colgate strano. Con Garcissi, assolutamente, cioè, l'impossibile, no? Il Gardol, no? Marisa Del Frate e Tony Ucci, due attori celebri dell'avanspettacolo degli anni 50 e 60, pubblicizzano le caramelle Dufour, qui una delle melodie più celebri prese da una canzone preesistente, perché spesso venivano composte ex novo queste melodie, ma altre volte venivano prese, come abbiamo già detto, da melodie che già esistevano. Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa du 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 fu. Caramella che mi piace tanto e che fa du 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 fu. Le melodie bonsai, abbiamo parlato di quella della Plasmon, di quella della cera Liu. Un'altra melodia bonsai, quelle corte corte, protagonisti anonimi, è quella del detersivo Sole Piatti. Sole Piatti, Sole Piatti. Potremmo andare avanti. Una mammina e sei bimbi, tutti rigorosamente cartoni animati. Un ambiente tenero, tutti sorridenti, devono pubblicizzare un prodotto che deve dare la felicità ai bambini, e caramelle al miele Ambrosoli. E la musica è... Bella, dolce, cara mammina, la più bella mammina, la 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 la. Dacci una caramellina, la la la. Io la rifarei, magari qualcuno si unisce in coro. Che dici? È tutto d'un tratto il coro! Bella, dolce, cara mammina, la più bella mammina, la 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 la. Dacci una caramellina, la la la. Altri cartoni animati, i due protagonisti sono il cantastorie Andrea e il suo aiutante Oracolo. Si presentano con due melodie. La prima è una musica di banda. Alla fine si deve pubblicizzare un biscotto, il biscotto Doria, e alla fine andiamo sul tenero. Con la ricetta della nonnina, zucchero, latte, fior di farina, son fabbricati i biscotti Doria, un nome da imparare a memoria. Uno dei gruppi musicali e teatrali degli anni 60 più in voga, addirittura uno dei gruppi che ha venduto più dischi in America, sembra incredibile ma è così, i Brutus. Pubblicizzavano un'altra cera, la cera Grey. Perché aveva, un pregio questa cera. Questa cera aveva un pregio. Rispetto alla
rispetto alla Liu. Perché com'era la Liu prima? La Liu faceva un po' scivolare. E quindi in casa? Bisognava mettere? Le pattine. Chi non ricorda che negli anni 50, 60 e 70 per un trentennio si è camminato in casa con le pattine, si era obbligati a camminare con queste pattine? C'è una famosa scena del film Pane, Amore e dove Tina Pica, obbligata a camminare sulle pattine, a un certo punto si infuria e dice, buttandoli via, ah, ste tappatiel! Dice. Comunque si doveva camminare in casa con le pattine perché non si poteva sporcare il pavimento. Era soprattutto non bisognava sporcare quale stanza? Ah, vi ricordate? Qualcuno si ricorda, in ogni casa c'era la famosa stanza vietata, quella dove non poteva andare nessuno, chiusa a chiave, buia, con le poltrone coperte da lenzuola, la stanza per gli ospiti, quella la si apriva soltanto eccezionalmente una, due volte all'anno. Era così? Era così. Il soggiorno, pazzesco. La musica dei Brutus era... Usi lei, c'era Grey e vedrà che la casa pulita di più brillerà. Usi lei, c'era Grey e vedrà che nessuno più scivolerà. Tre grandi attori, Ernesto Calindri, Franco Volpi tra l'altro una delle più belle voci del teatro e del cinema italiano, e Camillo Milli. Tutti e tre sono a teatro, sono nell'intervallo tra il primo e il secondo atto di un'opera lirica. Vanno al bar e ordinano una bibita, anzi, non una bevanda la chiamano loro, sentiremo nello spot, usano un bicchierino per bere, per degustare meglio questa bibita, una china, la china Martini, che si beve addirittura fino dai tempi dei Garibaldini, china Martini, niente bevande ma nei bicchierini, china Martini, fino ai tempi di oggi. Dopo il samba del Sao Caffè Paulista, qui abbiamo un tango. Perché? Perché l'ambientazione non è il Brasile, ma è l'Argentina, la Pampa sconfinata. Nella Pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, va il cavallero misterioso in cerca della bellissima donna che ha visto sul giornale. Sode un grido nella Pampa. Carmencita abita qui? Dove la donna? Dove la donna? L'uomo è alla ricerca della donna, poi a un certo punto la trova e dice: Carmencita, anima mia, chiudi il gas e vieni via. Vanno via e festeggiano con caffè Paulista. Lievito Bertolini, Maria Rosa. Io non vi dico cosa accadeva al liceo tra maschi e femmine facendo le parodie. Ognuno di voi cerchi di immaginare, dalla carne montana al lievito Bertolini, le parodie che si facevano la mattina dopo delle pubblicità. Vabbè. Brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu. Brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu. Ferrero presenta il gigante amico. Salve ragazzi, nel paese felice comincia il campionato e tutti sono contenti, ma si oscura la vallata, c'è Giocondo rimpicchiata. Bacio le medaglie, comandante. Avete colpito ancora. E che? C'ho scritto Giocondo. In tutto il mondo, nessuno è cattivo come Giocondo. In tutto il mondo, nessuno è cattivo come Giocondo. Ma cosa ha combinato quel Giocondo? Ha rotto la rete dello stadio. Andava Patrizio, che fischia all'inizio. Andava Bilacco, che gioca all'attacco. Andava Donato, che gioca incessato. Andava Gastone, che non perde il pallone. Andava
penso io. Ecco la rete della porta ed ecco quel briccone di Giocondor. Ma mi lasci, non c'ho la mutua, non c'ho il paracadute, ma siamo impazziti. La parata, sono il migliore. Sono salvo, sono incolume. Vado in nazionale! Torna la felicità e un gigante amico c'è per tutti. Ferrero, con la sua Nutella, un gusto genuino per una merenda sicura. Oggi la spalmo su un'amichetta. E io su uno sfilatino. E io su questo. A merenda cambiano il pane, ma sopra vogliono spalmare sempre la loro Nutella. E hanno ragione, Nutella è fatta di cose buone e genuine, fatta per loro che non stanno mai fermi. Per variare merenda si può cambiare il pane, ma sopra si spalma solo con Nutella. Sono passati veramente tanti anni, dal 77, da quel gennaio 77, ma queste cose sono nella memoria. Chi non ricorda Miguel e altri messicani, cartoni animati e il pappagallo finale, protagonisti della pubblicità delle merendine Talmone. Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È arrivato il dindondero, 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 dindondero. Mamma, mamma, lo sai chi c'è? È arrivato il dindondero, 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 dindondero. Aspettava Miguel. Miguel son mi. Edi non dice niente. Edi non dice niente. Edi non dice niente. Edi dice niente a Miguel. Miguel son sempre mi. El merendero. Certo che questi messicani che parlavano veneto. Dice niente, beh, eccezionale. Miguel son sempre mi. Certo, certo. Un ippopotamo azzurro, sempre sorridente, deve essere affettuoso, deve pubblicizzare un prodotto per bambini. Azzurro, i pannolini. Azzurro quando arrivò alla televisione a colori. Certo. Grigio quando c'era il bianco e nero. Deve pubblicizzare i pannolini per bimbi Lines. Due sono le melodie legate a questi pannolini. E la prima è... Pippo 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 po, 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 pippo 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 po. L'ippopotamo ovviamente era un pupazzo, poi c'erano persone vere e alla fine quando arrivava il bimbetto... Dormi tranquillo e asciutto. Lines notte assorbe tutto. Pentole Lagostina, uno dei più grandi pubblicitari della storia italiana, Franco Godi. Viene ripresa una melodia che già si era sentita in un film famoso di Charlie Chaplin. La melodia di Chaplin faceva: e la melodia delle pentole Lagostina con protagonista la linea, la pubblicità italiana che ha avuto più successo nel mondo in assoluto, faceva così. Para.
una musica pseudo blues per pubblicizzare un materasso. Ecco un'altra pubblicità che ebbe serissimi problemi con la censura. Per un certo periodo fu proprio tagliata. Perché? Era un cartone animato, ma era col pigiama. Era un omino col pigiama che stava andando a letto. Due cose al tempo, il pigiama e il letto, mal bandite. Viste. Sono stanco, tutto stanco, e ho tanto bisogno di riposare. Sono stanco, tutto stanco. Una grande pubblicità, quella del Fernet Branca. Anche qui il protagonista di questa pubblicità è Franco Godi. Protagoniste sono due palle di plastilina. Due bae. Di plastilina che si trasformano in tante cose. La musica è una delle più belle del carosello. Alcuni mimi è una donna, una ragazza, che si muove come una burattina. Si pubblicizzano delle olive. Olivo lì, olivo là, olivo là, oliva sacla. Olivo lì, olivo là, olivo là, oliva sacla. E poi c'è il grandissimo repertorio classico dei grandissimi musicisti della storia. Per esempio, per pubblicizzare il digestivo Petrus, si vede soltanto un avambraccio, un polso e un pugno, ricoperti da un'armatura, e sotto c'è la grande musica del Coriolano di Beethoven. C'era anche la bottiglia del Petrus. Certo. Certo, un'altra bottiglia, questa volta non di un digestivo ma di un olio, l'olio Sasso. L'attore Mimmo Craig va a dormire e sogna, sogna ad avere... C'è la musica, parte la musica. E lui è sdraiato, dorme sotto un bosco e sogna una bella ragazza, una bellissima ragazza che lui... si sente, dalla quale si sente attirato, vorrebbe abbracciarla, baciarla, quindi si alza, corre verso di lei e lei comincia a fuggire e lui cerca di raggiungerla ma non ci riesce perché è grasso, è molto grasso, è ingrassato, cerca di raggiungerla ma non ce la fa, lei si allontana sempre di più e quindi lui non riesce e corre ma suda perché è grasso, è molto grasso, ha mangiato male troppo, lei fugge, lei scompare, così si sveglia da questo incubo, si guarda e non è grasso e canta e la pancia non c'è più e la pancia non c'è ma più. Ma perché non c'è più? Perché usa tutti i giorni? Olio Sasso. E perché lo vuole lì sul tavolo. E questa grande musica è quella del Mattino di Grieg, compositore norvegese. La grande musica di Mozart, la marcia turca, per pubblicizzare un detersivo. Super Trim Bucato, Angelino Cherubino sfortunato, anzi Angelino sfortunato Cherubino. Assolutamente vietati nel carosello i riferimenti a... Assolutamente vietati nel carosello riferimenti a sesso, adulterio, lusso eccessivo, odio di classe. Non si deve far uso di parole indecenti come mutande, reggiseno, sudore, ascelle,
piedi. Quest'ultima parola sostituita da estremità inferiori. Rispetto alla pubblicità moderna, la più lampante differenza rimane proprio il tentativo della RAI di integrare le novità di una nascente società dei consumi in un contesto legato alla tradizione nazionale popolare. Il messaggio pretendeva essere rassicurante e a tratti con pretese persino pedagogiche. Attraverso lo slogan si elargiva una promessa delle qualità di un prodotto. Sicuramente il mondo dei pubblicitari vedeva in Carosello uno strumento sfuggito loro di mano e passato ai creativi. Il personaggio e la storiella erano più importanti del messaggio pubblicitario, cioè Calimero era più famoso del detersivo reclamizzato. Definito da una certa cultura diseducativo, di fatto poco pratico e dispendioso per la committenza, data l'eccessiva durata dello sketch, nel giorno di Capodanno del 1977 ne fu annunciata la chiusura con un annuncio di commiato di Raffaella Carrà che reclamizzava lo stock 84. Eccola la musica dello stock 84 a proposito proprio di stock 84. In una pubblicità del 1966, nello sketch interpretato da Orson Welles, che interpreta se stesso dietro una cinepresa che visiona giovani aspiranti attori cinematografici, alla fine portano un bicchiere, anzi, visto che era Orson Welles, una bottiglia di stock 84. Stacco di campo per portarsi all'interno di un bar lussuoso, ragazze in abiti giovanili ed eleganti, ragazzi in abito giacca e cravatta, scuri. C'era il bianco e nero allora, e lo sketch prosegue con voce fuori campo che dice: chi lo desidera secco chiede. Stacco sul giovane incravattato al banco con la sua folta chioma scura fin quasi sugli occhi, che sorridente risponde: uno stock 84. E il cameriere: il signore sì che se ne intende. Questo giovine era niente po' di meno che il futuro presidente del Consiglio dell'Italia, Mr. B. Bebê do Brasil, sal café, tipo bebê do Brasil, sal café, pipo 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 Thank you.